tutto pronto, si parte. Comincia la prima frazione di gioco con il lancio lungo del Cisterna. Si fa superare troppo facilmente, poi arriva il pallone dentro che supera Severa. Poi la palla di ritorno di Vincentis ancora una volta. Nappi. Qui entra, occhio alla percussione del numero 3. Che ne passa 4 e poi serve il numero 8. Romita. Non riesce ad uscire bene la nuova 7. In fase di confusione. Negli ultimi 5 minuti. Qui arriva la bomba da fuori De Vincentis ancora una volta. Cisterna la bandierina. Bartomioli. Zuccari. Prova a sgasare. Poi bevi l'acqua, era buono il pallone. Letto benissimo però. Ed occhio per Caurelli, ammortizza il pallone. Comodo, comodo per il Cisterna. Qui arriva il tentativo da fuori ed è un bellissimo gol che porta avanti il Cisterna da fuori e passa il Cisterna 1-0. Qui arriva la palla verso la porta, raddoppia il Cisterna. Tanto sfortunata la nuova testa con questo tiro cross. 1-2, il tempo breve e raddoppia la squadra ospite. Occhio perché arriva ancora un regalo da parte del Cisterna e arriva il gol di Bartomioli. Secondo regalo difensivo del Cisterna, la nuova 7 ne approfitta e probabilmente si spera di andare a riposo così. 32esimo regalo della squadra ospite, a Bartomioli ne approfitta e ringrazia. Era a rivedere questo giudizio arbitrale. Si va a riposo così, 2-1 per il Cisterna. Ci vediamo tra 15 minuti per vivere altre emozioni. Severa. Un po' tenero. Saporetti. Qui palla lasciata e poi il destro. 3-1 per il Cisterna. Torna avanti, 3-1. Qui ci crede, da tutto a Nappi. Saporetti, Romita. Gol destro! 3-2! Gol bellissimo di Andrea Romita. Che gol! Abbraccia d'Ulisse. Ne mancano 2, occhio perché non è finita, al Pietro Fiorentini di Montecelio. 3-2, 3-3, succede l'impossibile, al Pietro Fiorentini, Luca Sacchetti a dipingere, col destro, sassata infernale. 3-3, Nova 7 Cisterna, non muore mai la squadra neroverde, l'ha dimostrato. Con l'Anzio Calcio, con il Real Latina, rimane sempre in partita, 3-3. Luca Sacchetti.